Buonasera a tutti, benvenuti ad un altro appuntamento insieme, sempre qui su Ponti di Luce. Aspettiamo che... Allora, oggi abbiamo avuto già un po' di problemi con il telefono, quindi vediamo come va questa diretta di oggi. Buonasera, ciao Valentina, buonasera. Ok, ci siamo. Aspettiamo altri amici che si collegano. Come sempre c'è anche la nostra Lulu che vuole salutare un po' tutti. Buonasera. Lui è molto più socievole. Buonasera. Ciao. Piacere Albertina. Allora, si stanno collegando altre persone. Buonasera, ciao Claudio. Felice di rivederti. Oggi è stata una giornata molto molto calda qui. Lulu. Vieni. Vieni. Le coccole. Buonasera. Aspettiamo ancora qualche minuto che si colleghi un altro po' di gente. Buonasera. Ciao, Giusy. Allora. Io avevo piacere di sapere da voi di quale argomento preferivate intavolare oggi, di che cosa preferivate parlare. E, è vero che stiamo portando avanti il famoso processo di scrittura, però diciamo è un argomento che un po', tra virgolette, no, spaventa, però non fa stare sereni qualcuno. Buonasera Anna Angelone, ciao. E magari possiamo parlare e magari non fare un esercizio scritto. O magari farlo in una seconda parte, nella seconda mezz'ora, come preferite. Per me è uguale. Buonasera Monica, ciao. Ciao Carmela, buonasera, un bacio. Buonasera. Ciao Lucia. Allora, un po' diciamo che la parte essenziale di oggi era anche andare un po' a lavorare con le nostre guide. E in qualche commento della diretta precedente mi parve di aver letto che qualcuno mi diceva ma ci consigli di fare una preghiera, una protezione prima di iniziare a fare la scrittura? Allora, sì. Questo sì, sempre. Io non lo faccio in diretta, ma lo faccio prima della diretta, perché nel momento in cui faccio la mia meditazione, la mia protezione è una protezione che mirata, nel senso che si va a lavorare, le mie guide spirituali vanno a lavorare con le vostre guide spirituali e di conseguenza con noi, nel piano fisico e nel piano materiale, quindi siamo protetti, non c'è nulla di cui avere paura, che magari qualcuno è un po' ancora impaurito da questo percorso e va bene, lo rispettiamo, purché ci sia, purché ci sia come dire, un'apertura anche futura per quanto riguarda la scrittura automatica.
Allora, Alfonso, buonasera, piacere di conoscerti. E noi trattiamo un po' di quello che è il mondo spirituale. E noi stavamo provando a imparare questa scrittura, la cosiddetta scrittura automatica come forma di connessione, di comunicazione con l'oltre, ma principalmente facendo un lavoro su noi stessi, quindi imparando a distinguere quali sono le nostre sensazioni, le nostre percezioni, anche le nostre paure, per capire come possiamo collegarci con l'oltre e con i nostri cari che sono nell'oltre, quindi non con tutte le persone che sono dall'altra parte, ma con i nostri cari. Buonasera. Allora, ditemi un po', perché se preferite fare qualche esercizio di scrittura, partiamo adesso. O se avete delle domande da fare e quindi preferite intavolare un altro discorso sempre inerente a quello del mondo spirituale, per me va bene lo stesso. Scrivete se riuscite perché i commenti si sono fermati. Allora, diciamo che siamo in un periodo un po' molto molto denso, molto pesante e per chi come me è molto più sensibile a certi cambiamenti, a certe vibrazioni, è un po', a volte ti senti molto molto pesante, avverti proprio la pesantezza della materia. Allora, Maria ci dice: scusa Sonia, per poter fare la scrittura non bisogna avere una predisposizione. Allora, Maria, se tu sai di avere questa predisposizione, puoi provare. Non è detto che tutti sappiano comunicare in questo modo con l'oltre. C'è chi può riuscire anche solo a fare dei disegni, magari. Siamo noi che ci diamo l'impossibilità di fare qualcosa, ma se noi ci apriamo con il cuore all'oltre, l'oltre ci risponde. Bisogna innanzitutto tenere presente che non lo si fa per gioco, non lo si fa per dare prova di qualcosa, perché l'oltre c'è e loro non hanno bisogno di dare dimostrazione di questo. E siamo sempre noi alla continua ricerca di una prova tangibile e concreta. Quindi tutti abbiamo la predisposizione per comunicare con l'oltre, perché tutti siamo delle antenne e dobbiamo soltanto riuscire a capire come poterlo fare. Ma nel momento in cui non ci diamo la possibilità di farlo, allora creiamo quelle barriere mentali e quindi non ci riusciamo. Quindi nulla è impossibile. Allora, Giovanna, ciao Sonia, vorrei comunicare con mia figlia. Allora, facciamo in questo modo. Mi piace l'idea di Anna Angelone che vorrebbe cominciare con una piccolissima meditazione, giusto per riequilibrare un poco tutte le energie che ci sono in questo momento. Ok, Maria, guarda, ti sei data una risposta alla domanda di prima. Allora,
Già iniziare una frase con la negazione, una doppia negazione, no, io non ho una predisposizione, però vorresti riuscire a farlo, ma ti senti condizionata. Quindi, in mezzo a tutte queste belle parole molto, molto pesanti, togli il no, togli il non e inizia ad entrare in quell'ottica che tu hai questa predisposizione perché la comunicazione con l'oltre è un qualcosa che c'è dentro di noi, è come un programma già installato dentro di noi, solo che c'è chi è più come dire, non bravo, ma ha dei sensi più affinati, come l'udito, come la vista. Quindi c'è chi può vedere, chi vede l'energia, c'è chi sente, c'è chi riesce ad avere una, come si dice, una comunicazione in una trance, in uno stato di trance, c'è chi riesce a scrivere, chi fa metafonia. Quindi ognuno deve soltanto trovare il modo giusto, il canale giusto, ma è un percorso fatto innanzitutto con molta umiltà, molto senso di responsabilità e soprattutto con grande rispetto verso l'oltre e verso il dolore delle persone che sono in cerca di amore e di sollievo, perché lo so che quando riusciamo ad avere anche solo un ciao dall'oltre, noi ci sentiamo ricaricati, ma questo non deve essere, non deve divenire un qualcosa di, come dire, non deve essere un'abitudine, dobbiamo imparare ad assaporare quelle piccole briciole, quelle bricioline che ci vengono date con tanto amore. Allora, sì, Anna, prepariamo carta e penna, se vi va bene, lavoreremo, facciamo una piccola meditazione, giusto proprio per placare la nostra mente, e poi prepariamo carta e penna. E lavoriamo insieme su un qualcosa che ci diranno, va bene? Quindi tutto quello che in questo momento faremo non è una mia idea, va bene? Ma sono come dei messaggi che arrivano da parte delle guide, ok? Quindi ognuno riceverà ciò di cui ha bisogno. In questo momento. Buonasera, ciao Vittoria. Numinia, sì, è il velo della razionalità che ci separa. È sempre molto importante avere una parte razionale radicata, perché vivere troppo con i piedi su, quindi nell'oltre, non ci fa vivere quello che abbiamo qui in questo momento. Dobbiamo essere in grado di dosarci e di essere sempre equilibrati per vivere qui, ma dare uno sguardo all'oltre, e poter mettere in pratica gli insegnamenti che ci vengono regalati, che ci vengono dati, e soprattutto perché noi, quando riusciamo a raccogliere quell'insegnamento, è perché l'abbiamo scelto. E non voglio ripetere sempre le stesse cose, ma se oggi ci troviamo in determinate situazioni, noi siamo stati una parte fondamentale per far sì che quegli eventi accadessero. Abbiamo fatto scelte consapevoli. Nell'oltre e anche qua noi abbiamo la possibilità di scegliere perché ogni scelta ci porta su una strada giusta, anche se a noi non piace, va bene? Quella è la strada giusta, non per portarci solo sulla strada del dolore e della sofferenza, ma è proprio una strada di crescita interiore, di crescita personale, di crescita soprattutto spirituale. Ricordiamo sempre che anche noi siamo
tutti allievi, non c'è nessuno che sa più di un altro, non c'è nessuno più esperto di un altro. Viaggiamo insieme, ci teniamo per mano e raccogliamo quante più esperienze possibili in un bagaglio leggero che portiamo nell'oltre. Non deve essere è un po' come quando scegliamo di raccogliere dei sassolini colorati o delle conchiglie, va bene? Facciamo sì che ogni nostra esperienza e ogni nostra sensazione raccolta ci dia la possibilità di portare con noi qualcosa in questo viaggio, in questo bagaglio. Allora, ok, quindi se ci siete tutti quanti, perché ho visto che ci sono altre persone che entrano, ok. Allora, Luke ci dice: ciao, stai già rispondendo a delle domande che mi sono poste in questi giorni attraverso connessioni e meditazioni. Bene, ottimo. Sì, Giuseppina, tutti possono farla questa piccola meditazione. Guardate che molto spesso noi pensiamo che qualche cosa prenda la penna e incominci a scrivere e noi siamo solo spettatori, ma molto dipende anche da noi e dalla nostra capacità di gestire quell'energia. Quando noi siamo particolarmente predisposti, nel senso che siamo disposti ad accogliere qualcosa di nuovo, riusciamo a gestire quell'energia. Ok. Ciao Camilla, ti trovi in sintonia? Bene. Ok, l'importante è mantenersi concentrati, quindi anche durante la meditazione. Potete porre alla vostra attenzione qualcosa. Che può essere una domanda, che può essere un nome, che può essere qualsiasi cosa vi serva, di qualsiasi cosa abbiate bisogno per stare bene in questo momento. Quindi se avete delle domande, fate tante, forse non tante tutte subito, ma una domanda importante più delle altre in questo momento alle vostre guide, ok? Vi chiederò questo durante questa piccola meditazione. Graziella, non scappare. Ciao Graziella, buonasera. Non scappare, fai anche tu la meditazione insieme a noi, va bene? Poi se vorrai potrai scrivere. Oppure se ti arriverà un messaggio, lo afferrerai con le tue mani e te lo terrai stretto, va bene? Ok, allora. Innanzitutto cerchiamo una posizione comoda per noi affinché possiamo rilassarci giusto 5 minuti, non di più. Facciamo 3 grandi respiri. Rilasciamo tutta l'energia spazzatura, tutta quell'energia pesante di cui non abbiamo bisogno in questo momento. E sentiamo, mentre respiriamo, inaliamo un'aria bianca, un'aria di luce, un'aria leggera, che fa pulizia proprio dentro di noi e proprio ci rigenera. Ci sentiamo avvolti da tanti pensieri in questo momento. Va bene, accompagniamo questi pensieri. Abbiamo due porte aperte, va bene, dal lato destro e sinistro. È come se fosse una stanza. Questi pensieri entrano da una porta ed escono dall'altra, in maniera molto veloce, da soli. Noi li guardiamo, li osserviamo, ma non gli prestiamo molta attenzione, non abbiamo bisogno di loro in questo momento. Continuate a respirare.
sentite questa energia di luce calda, di una luce avvolgente che ci protegge. In questo momento tutto è possibile. In questo momento una o più guide sono accanto a voi. Sentite Guardate, ascoltate. Toccate qualsiasi cosa vedete in questo momento o sentite, o anche in maniera molto lontana. Se percepite qualche colore, qualche nome. Le nostre guide sono qui proprio per aiutarci in questo percorso. Vi parlano, le vostre guide rispondono alle vostre domande. Provate bene questa sensazione, sperimentatela. Loro sono qui per portarci guarigione, oltre che darci un messaggio, perché quel messaggio è una medicina che ci aiuta. In qualsiasi modo, non importa, questo messaggio arriva ad ognuno di voi, arriva a tutti. Ognuna delle vostre guide vi dona qualcosa, vi sta dando qualcosa. Proprio come una sfera di luce all'interno c'è qualcosa. E la stanno donando ad ognuna di voi. Accettate questo dono. Ognuno di voi conserverà dentro di sé il frammento di questa piccola esperienza. Ora, lentamente, riprendiamo il ritmo normale del nostro respiro. Risentiamo il contatto con la realtà materiale che ci circonda, ma senza dimenticare quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo visto. E quando vi sentirete pronti, potrete riaprire gli occhi. E chi sente di dover scrivere qualcosa può farlo tranquillamente. Potete aprire gli occhi se volete.
Allora, se vi va di scrivere le vostre sensazioni o la vostra piccola esperienza di questi pochi minuti, tutti per noi. Che bello, Maria. Allora, Paola Maria, mi hanno consegnato una piuma. Benissimo. Allora, quello che ho... Allora, Claudio dice, ho visualizzato una distesa immensa di viole, piombo verde petrolio e alla fine qualcosa che volava tutto dorato, ok, non so cosa fosse, tipo un'aquila, benissimo. Allora io avevo già scritto il messaggio o qualche sprazzo di messaggio. Vi faccio anche vedere che si è rotta la matita e quindi ho scritto, vi faccio vedere come mi hanno fatto scrivere con una mina, con la mina spezzata ho scritto. Non importa Franchina, non fa niente che sia arrivata tardi, ci dovevi essere. Ok, un fascio di lavanda. Bellissimo. Ho scritto per sé, uniti per sempre nell'eternità. Benissimo, benissimo Manuela, benissimo. Allora, Laura dice, a me è stata consegnata una grande rosa di colore rosa. Vittoria, ho visto un cuore. Mi hanno mandato una sfera di luce che è esplosa, facendo uscire molte farfalle colorate. È bellissima questa esperienza. Allora, Giampaolo, le farfalle sono proprio il simbolo della metamorfosi, di un qualcosa che cambia forma, cambia stato. Quindi dal piano da bruco diventa farfalla dopo una trasformazione. E questo è un segnale molto, molto bello. Questo è il tuo messaggio, Giampaolo. Ho visualizzato un angelo che mi donava fiori bianchi e profumati. Anna, scusami, io ho visto proprio Mario. È come se fosse stato incaricato di portare avanti, proprio come aprifila, questo compito. È come se avesse ci ha guidato, va bene, in questo. Per tutti, capito Anna? E Mario qui danza nella luce meravigliosa, volo in alto ancora come un'aquila, luce a tutti, pace e amore. Ecco perché mi sono messa a ridere prima quando Claudio ha detto io ho visto un qualcosa che volava, credo fosse un'aquila, sì, era un'aquila. Questo è per farvi capire che quando siamo tutti in sintonia e si crea proprio un'armonia tra di noi, che siamo tanti in questo momento, quando arriva un messaggio universale e scende così su di tutti, molti vedono analogie e simbologie uguali, anche nelle visualizzazioni. Ma quello che è importante è la sensazione che avete provato in questo momento. Adele, allora scusate che mi sono persa qualche commento. Carmela, allora, tu, ok, anche se non hai visto niente, c'era una figura maschile come un maestro indiano. Che ti ha proprio messo le mani sulla testa, così, proprio come a voler guarire, a voler ristabilizzare una nota stonata nella tua vibrazione energetica. Bellissimo, Giovanna. Anche non importa se non hai visualizzato, va benissimo che hai sentito questo profumo. È proprio
loro ci fanno capire di quanto sia importante anche la più piccola forma di comunicazione, perché magari noi in questo momento siamo più bravi a sentire profumi, ad ascoltare o anche a visualizzare. Non importa, l'importante è che anche se riusciamo a sentire un brivido sulla nostra pelle, anche quella è una forma di comunicazione, è una forma proprio di contatto. Allora, buonasera, ciao Stefania. Allora, Adele, io ti ho vista dipingere alberi. Bene. Ottimo. Sì, Stefania. Sì. Stefania, io non lo so se c'è una ricorrenza in questo periodo. Se c'è un anniversario, un qualcosa che devi festeggiare, eh? Perché ne troverai più del solito di cuori. Questo sento di dirti. Patrizia, non ti preoccupare, non importa. Piano piano, con più allenamento, riusciremo piano piano a creare una breccia in questa scorza che abbiamo. Ah, ok. Sara, grande calore alle gambe. Benissimo. Le gambe ricordiamo che sono il punto fondamentale, è come se fossero le nostre radici che ci tengono ancorati al suolo, al terreno, quindi sentiamo forte l'energia della terra che ci sostiene. Monia, hai scritto giocare come bambini. Bellissimo anche questo messaggio, perché i bambini, ognuno di noi ha una parte dentro di sé come bambini ed è bello potersene prendere cura e non abbandonarla e non lasciarla andare via, perché la parte di noi, quella più da bambini, a volte quando riemerge, riemerge sotto forma di stupore, riemerge sotto forma di allegria, di fantasia, anche di perdono, perché i bambini sono in grado di perdonare tutto e tutti, nonostante vengano sgridati a volte, nonostante siano arrabbiati, ma vale proprio come punto di partenza per loro sempre il sentire di pancia. Quindi mettono avanti proprio le loro sensazioni, le loro impressioni e reagiscono in questo modo, sempre, ma non portano rancore. Quindi è un bellissimo messaggio, Monia, questo per te. Non ti preoccupare, Silvana. Eh sì, Claudio, wow. Sì. E loro ci spingono sempre più su, perché è molto importante riconoscere proprio il collegamento, quella comunicazione con le nostre guide, che possano essere maestri, che possano essere angeli, che possano essere altri tipi di guide, va bene? Persone, entità che hanno avuto un'esperienza molto, molto ampia, hanno una vibrazione molto più elevata, quindi riuscire a ricordare, non solo con la mente, ma proprio col sentire, con le nostre emozioni, quel contatto così forte, così vibrazionalmente anche più elevato, ci fa capire la differenza di comunicare, delle comunicazioni, perché magari qualche nostro caro che è nell'oltre non ha ancora quella vibrazione così forte, va bene? Quindi non riusciamo a capire la differenza quando stiamo avendo un contatto con una guida o quando stiamo avendo un contatto con una persona, un nostro caro che è nell'oltre. Sì, Claudio, molto emozionante.
Sì, bello. Va bene, Donatella, non ti preoccupare. Allora, Giuliano dice: ho visto un grande cuore rosso, è una sensazione avvolgente, bellissima. Guardate, la meditazione è durata veramente pochi, una manciata di pochi minuti, ma non è quello il fine, non è la meditazione il fine di questa, ma il mezzo con cui noi possiamo essere a contatto con noi stessi in qualsiasi momento. Io, vi consiglio sempre, di inserire la meditazione, di inserire un momento di introspezione durante la vostra giornata, nel vostro cammino, perché non sapete quanto sia importante far tacere anche per 5 minuti quella mente che continua a bombardarci di pensieri, messaggi, di cose che ritornano come una pallina da ping pong, va bene? E a volte entriamo in meccanismi autodistruttivi. Quindi noi prendiamo innanzitutto consapevolezza che c'è una parte di noi mentale che crea castelli, che crea delle situazioni, che ci fa andare avanti, ci riporta indietro, ci fa rivivere situazioni che ci hanno provocato dolore. Prendiamo consapevolezza che c'è questa parte, la accettiamo, ma non la facciamo prendere il sopravvento, perché noi siamo anche altro. Noi siamo esseri spirituali, siamo anime in cammino e abbiamo il diritto di esprimere quello che sentiamo. Di essere a contatto con un fiore, di essere a contatto con una pianta, di provare la sensazione di, per esempio, adorare il pane fresco. A me è capitato stamattina e mi ha riportato non so in quale vita, non so in quale anno, in quale periodo storico, antico, ma io ho sentito quel profumo. Ed era un panino piccolino, fresco, quell'odore e anche quel rumore della farina, del grano macinato, ed è stata una sensazione bellissima. Io vi invito proprio ad inserire quotidianamente questi piccoli sprazzi di luce, come dei brillantini, come dei glitter. A volte tanti bambini, anche quando fanno i lavoretti, mettono colori così anche che non c'entrano niente, oppure metterebbero brillantini dovunque. Allora facciamolo anche noi. Anche quando ci sono delle situazioni pesanti, prendiamoci un attimo prendiamo, proprio immaginiamo di avere un sacchetto con dei glitter, con dei brillantini e ce li spalmiamo sopra, ce li buttiamo sopra così, anche senza motivo. Allora, Beatrice, la sensazione era di leggerezza, ma non ho visto nulla, però ho sentito guarigione e luce. E ti sembra poco? Beatrice, hai sentito guarigione e luce, e non è poco. Anche questo è un messaggio. Quindi non alziamo queste aspettative. Vogliamo basso, va bene. E quando arriva qualcosa che realmente poi ci sorprende, è bellissima la meraviglia, lo stupore di quel momento. È ancora più bello, perché se creiamo un'aspettativa un po' troppo elevata, poi c'è il rischio di una delusione dietro l'angolo. Bellissimo, Cinzia. Hai visto un diamante lucente? Guarda, il diamante è anche un'altra simbologia importante. Il diamante è duro e può essere rotto solo con un altro diamante, ma il diamante, dalla forma grezza, può essere lavorato. Questo è quello che le tue guide ti hanno voluto dire. Un diamante lucente è un diamante che va lavorato, perché è un diamante che ha mille sfaccettature. Bellissimi messaggi che avete ricevuto.
Allora, Laura ci dice: anche io sono arrivata adesso. Parole di coraggio e fede. Mi sento stanca e mi gira la testa. Hai un messaggio per me da parte dei maestri? La necessità di sentirmi più forte. Allora, Laura, hai detto due parole molto importanti: coraggio e fede. Ci vorrebbe una puntata a parte solo per parlare di che cosa sia la fede. Ma quello di cui c'è bisogno è proprio dare uno sguardo alla parola fiducia. Perché la fiducia deriva anche dalla fede. E sotto la fede c'è il coraggio, è proprio come tre anelli: coraggio, fede, fiducia, amore, speranza, gioia. Sono parole concatenate l'una all'altra. Guarda, non ho un messaggio per te diretto da uno dei tuoi maestri, perché questa è una sfida, è un compito che devi fare tu. Io posso dirti che queste due parole, hai proprio due parole da cui incominciare il tuo percorso, coraggio e fede, per sentirti più forte. Hai bisogno di questo. È per tutti. Come messaggio universale, avere fiducia è un qualcosa. Allora, io parlo sempre per quello che io sento o per esperienza personale. La fiducia è un qualcosa di estremamente delicato, di estremamente fragile. Io la associo sempre a un qualcosa di cristallo, è un qualcosa che va protetto. È un qualcosa che va curato, è un qualcosa che va custodito, ma non deve essere, la fiducia non deve essere qualcosa che deve venire isolato, perché se noi non ci fidiamo, non ci buttiamo, quindi non diamo la possibilità di fidarci di qualcuno. Questo oggetto resta lì, questo anello, questo simbolo resta lì. Noi abbiamo bisogno proprio di sperimentare, anche se questo gingillo di cristallo si rompe, noi dobbiamo avere la forza, il coraggio, l'amore, la pazienza e anche la gioia di rimettere insieme i pezzi. E anche avere fiducia è un atto di coraggio, perché non sempre riusciamo ad aprirci con le persone o anche soprattutto chi vive una situazione di forte dolore e si indurisce un po' alla vita e non riesce ad aprirsi e quindi a fidarsi di qualcuno. Ah, vedi Carmela, avevi calore all'orecchio sinistro. Sai perché? Sai perché, Carmela? Perché erano le strille, erano le strilla, erano le urla di Teresa. Va bene? La stai facendo fa una faticata quella creatura? Come dobbiamo fare? Allora, lei è tenace e non ti molla neanche un attimo, neanche per un secondo. Quindi, oltre le urla di Teresa nell'orecchio, ma ti ha dato proprio una strigliata, te l'ha tirato questo orecchio. Perché fai sempre, perché lei ti dice che fai sempre, giri sempre negli stessi pensieri e non va bene. Lo sai dove devi, guardare. Ma ti soffermi sempre sugli stessi pensieri, Carmela. Allora,
Numinia. Calore che parte dal braccio destro è molto pesante il braccio. Numinia, scusami, hai scritto qualcosa? Perché molto spesso le energie vanno. Allora, l'energia universale, un'energia intelligente, come nel Reiki, quell'energia va esattamente dove c'è bisogno. Quindi se io ho un blocco energetico all'orecchio, quell'energia universale mi andrà a sbloccare in parte o totalmente, dipende tra virgolette, gravità del blocco, quella parte, quell'orecchio, o va a risvegliare un'energia che dorme. Quindi Numinia, credo proprio che nel tuo caso è un qualcosa che si deve svegliare, attivare. Beatrice, anche tu oggi cuori bene? Benissimo. Allora, Carolina dice, io ho visto una presenza dietro che mi ha messo le mani sulle spalle e la parola che mi è arrivata è tranquilla. Ottimo, brava. Brava Carolina. Ok, Patrizia, va bene, lo spero tanto. Non mollare, c'è bisogno proprio di allenamento. Va bene? Io ho sentito, dice Violetta, sì e ti amo. Che bello, bellissimo. Guarda, queste due parole sono due parole che hanno un potenziale, che attivano una parte di noi energetica molto forte, molto molto forte. E ritornando anche alla fiducia, ci fanno sentire quella centratura, quel coraggio, quella fiducia in noi stessi soprattutto. Giorgia, non ti preoccupare, la diretta la puoi rivedere. Allora, io, dice Laura, ero abbracciata col mio papà in un prato. Mio papà è mancato il 23 marzo. Non lo visualizzavo più come nelle precedenti meditazioni, ma lo percepivo come puro spirito. Poi un angelo mi ha consegnato una rosa e mi ha detto che mio papà è sotto la custodia degli angeli. Bellissimo messaggio, grazie Laura, grazie. Non perdete mai la speranza di sentire i vostri cari, perché loro non ci lasciano mai. Sono stati davvero pochissimi minuti, ma efficaci per attivare la giusta energia. Anna cara, io faccio quello che loro dicono. Quindi vuol dire che quello era il tempo giusto per ognuno di noi. E noi possiamo trovare il tempo per allenare il nostro corpo materiale all'ascolto. Ecco perché è importante la meditazione, meditare anche 5 minuti, magari seduti sotto la doccia, oppure non lo so, dopo la cena, quando si ha un attimo per sé, che i bimbi guardano la TV, magari il marito dorme, ok? O quando tutti dormono a casa, cercate un momento per voi stessi. Perché è un atto d'amore che fate alla vostra anima soprattutto, perché molto spesso le nostre anime sono soffocate, cercano proprio di urlare qualcosa per farci svegliare e soprattutto per essere ascoltata. Dobbiamo imporci, far tacere la mente. Che da sola non tace purtroppo. Allora, Patrizia, nulla è per imposizione, ma tutto parte da una scelta.
non devi imporre a te stessa qualcosa, ma attraverso una serie di pensieri, di sensazioni e di esperienze, tu hai la possibilità, come chiunque, di scegliere. Se senti che in quel momento è la scelta giusta che puoi fare, allora far tacere la mente, ma non in maniera prepotente o come forma di obbligo, in maniera molto semplice, come vi ho detto prima, accompagnare questi pensieri che arrivano. Quindi siamo consapevoli di questi pensieri che arrivano, ma li accompagniamo. Da una porta entrano e da un'altra escono, perché in quel momento non abbiamo bisogno di loro. Durante gli ultimi respiri di Cimilia, la persona soffre quando l'anima lascia il corpo. Sentono chi gli sta vicino durante l'uscita. Parlare al loro corpo vuoto ha senso, come pure parlare con loro davanti alla loro tomba. Allora, Emiliana, ogni persona ha il suo trapasso. Alcuni non si rendono neanche conto che sono passati dall'altra parte, altri sono molto 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 consapevoli che stanno andando nell'oltre, ma difficilmente sentono quella che noi vediamo sofferenza. Per loro può essere liberazione e avviene proprio come un parto. Quindi l'anima viene partorita da questo corpo e non è che non ha senso parlare ad un corpo vuoto, ma è importante ricordare che quel corpo è un guscio, è un contenitore che ci ha dato la possibilità di sperimentare una delle tante vite e che ci ha dato la possibilità di mettere su un pezzo di un tassello in un puzzle. E in alcuni messaggi che ho ricevuto mi dicono di dire che a volte loro guardano insieme ai propri cari il posto dove sono custodite le proprie spoglie, quindi quel corpo. E a volte alcuni, anche ridendo, dicono: noi guardiamo insieme quel posto, ma io lo guardo dalla tua prospettiva, lo guardo accanto a te, perché noi non siamo lì. Quindi non è che non ha senso. Noi ringraziamo anche quel corpo che ha ospitato la nostra essenza, il nostro essere. Anna, è vero, succede con profumi anche le canzoni. Sì, a volte se vi capita di ascoltare qualche canzone e sentite magari una canzone che ascoltate sempre, ma in quel momento vi risuonano determinate parole che ci sono in quella canzone, anche quello potrebbe essere un messaggio. Ciao Angeletta. Ah, benissimo Patrizia. Come spiegavo prima anche a qualcun altro su nei commenti, e anche a me capita, ed è una cosa bellissima vedere le farfalle di sera, di giorno, col freddo, anche in inverno, perché le farfalle sono un simbolo di metamorfosi, di cambiamento. Sì, ma non di vibrazioni. Beatrice, dobbiamo volare basso, ma non di vibrazioni. Io parlo di dobbiamo volare basso nel senso che dobbiamo mettere da parte l'io, perché molto spesso entrano in gioco un po' anche quell'orgoglio, quella punta di egocentrismo che ci fa un attimo no, alzare la testa, e lì dobbiamo stare un attimo calmi. Ah, allora, la piuma è proprio il simbolo della leggerezza. Con la piuma venivano scritti dei
messaggi, venivano scritte proprio su pergamene. È come se fosse racchiuso un messaggio oltre la piuma, cara Paola, ma c'è una strada di leggerezza da seguire. E quello è il tuo simbolo, una piuma leggera. Perché l'oltre spesso prova a farci comprendere come può essere immaginata la vita nell'oltre. È proprio così, con la leggerezza di una piuma. Ciao Sara, come stai? Spero bene. Allora, Franchina, anche il solo pensiero della serenità, anche quello è un messaggio. Sperimentare che cosa sia la serenità. Non lasciamo la parola appesa così, serenità. Sperimentiamola, mettiamoci alla prova. Buonasera. Nel frattempo mi perdo i commenti, scorrono così all'improvviso. Ciao Pira cara. Ok, so che ti manca tanto tuo figlio. Guarda, io sento che... Allora, tuo figlio ti regala, non so perché, ma un gelato solo con... Allora, un cono e un gelato al cioccolato proprio. C'è solo il cioccolato su questo gelato. C'è una pallina di cioccolato, quindi con il cono e la pallina di cioccolato. Vuole farti addolcire un pochino. C'è troppo amaro in questo momento, Piera. Troppo amaro. Lasciati un po' guidare anche da tuo figlio, va bene? Hai ragione, sono con te. Ti abbraccio forte. Buonasera Gaetano, ciao! Francesca, mi manca tantissimo la mia Katia. Francesca, la tua Katia ti sta regalando una coroncina fatta con tante piccole margherite. Scusate, io devo dare un'occhiata all'orario, sono le 19:03. Abbiamo un po' sforato. Ok. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Insomma, mi dispiace salutarvi un po' così. Ci rivediamo sabato alle 18, e se vi va, continuate questi esercizi di meditazione molto molto piccoli, davvero. Potrete essere sorpresi da quello che riceverete, davvero. Io vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo sabato. Ciao!